Ciao Chicco, sono Massimiliano di Aostasera.it. Oggi bagno di folla per voi atleti olimpionici. Che bello è venire qua da Aosta, a casa vostra, insomma, godervi questa gioia. Beh, ormai è passato un po' di tempo da quando è finito l'inverno, quindi è un piacere. Comunque il fatto che ci sia tanta gente fa capire che qualcosa di bello l'abbiamo combinato. E oggi oltretutto non vengono celebrati solo gli atleti che hanno vinto le medaglie o atleti che hanno partecipato alle Olimpiadi, ma anche i tecnici che sono fondamentali per il raggiungimento dei nostri sogni. E sicuramente è stata una bellissima iniziativa e sono molto felice di essere qui. Dici, sono già passati quasi 2 mesi, momento più bello oltre alla medaglia? No, il momento più bello sarà quando riuscirò a stare tranquillo e godermi un po' queste cose. Sicuramente passerà ancora qualche anno perché sono già ripartito con la testa per i prossimi obiettivi. Ci sono tanti piccoli fan qua, cosa vorresti dire a loro che magari stanno iniziando adesso a sciare? Ah, sicuramente di divertirsi e fare sport con divertimento, perché è solo così che si inizia a avere passione per lo sport e poi pian piano negli anni, se dovessero diventare dei campioni, sicuramente quello sarà un motore molto forte. Tu che sei già un campione, il prossimo obiettivo? Ne parleremo più avanti. Grazie. Allora, Federica Brignone, un bagno di folla oggi in Piazza Chanoux ad Aosta per voi che insomma avete regalato grandi gioie ai valdostani alle Olimpiadi di Pyeongchang. Sì, è bello sempre comunque vedere che c'è gente che ci sostiene e soprattutto qua in regione, qua in Piazza Chanoux, è sempre molto, molto bello vedere anche i bambini, soprattutto a me piace vedere i bambini, i ragazzini che sciano e che sciano, ma non solo nello sci alpino, fanno sci di fondo, biathlon, e si avvicinano allo sport e questo penso sia la maniera migliore per avvicinarsi a noi e magari un domani diventare quello che siamo noi. L'ho già chiesto a Federico prima, cosa consiglieresti a un bambino che sta per iniziare adesso? Cosa ci vuole per diventare un campione? Innanzitutto molta passione, determinazione e competitività, perché bisogna aver voglia di competere e di continuare a battersi e battere gli altri, no? Quindi penso che sia questa determinazione ti porta avanti, la passione, e poi ci vuole il divertimento, quello non deve mai mancare. Ti sei divertita a Pyeongchang, momento più bello, vabbè, la medaglia, ma... Sì, ma non solo la medaglia, è stato tutto bello, è ovvio che è stato anche molto molto stressante, perché un evento del genere ha un carico di adrenalina e stress non indifferente, e è bello farlo, è bello che poi anche finisca. Cosa fa? Bene, nel senso. Cosa fate adesso voi atleti, insomma, finita la stagione, staccate un attimo oppure si rinizia subito? Ma io adesso è almeno un mese che vado in giro ininterrottamente a giornate di questo tipo, i bambini, feste dei fan club, giornate con la federazione, foto, siamo andati con il nostro corpo sportivo militare a salutare il comandante generale, siamo andati alla Presidente della Repubblica, cioè di cose veramente sono stata in giro, non ho ancora passato un giorno a casa, quindi il mio sogno è di stare a casa nella mia valle qualche giorno ma partirò presto in vacanza al mare a prendere un po' di caldo con la mia tavola da surf e dopodiché tornerò, inizierò con la fisioterapia e l'allenamento a bomba per il prossimo anno. Prossimo obiettivo quindi? L'allenamento e la fisioterapia, io vado per step, non... Obiettivi grossi. Stare bene, quello è l'obiettivo più grande, solo se sto bene posso aspirare a dei grossi risultati. È ovvio che ho visto che comunque avendo problemi fisici ho fatto un'ottima stagione, i miei obiettivi per l'anno prossimo sono quindi molto alti, vorrei provare a finire la classifica al numero uno, è il mio obiettivo più grande, è una Coppa del Mondo ed è quello che inseguirò. Bocca al lupo allora. Crepi, grazie. Grazie. Ciao, grazie. Sei gentilissimo. Thank you.
sociale e insostituibile attività di sostegno dell'alto livello. Quindi grazie e complimenti.